Questa è la classifica. Per la vittoria va tenuto d'occhio sicuramente Riber e attenzione anche ad Erola, che vedremo nella prossima schermata. Erola deve recuperare 1,16. Erola esce dai campionati mondiali di Zefel con grande fiducia, perché nel fondo è stato costantemente uno dei migliori, se non il migliore. Distacco non è eclatante, potrebbe essere anche il favorito, perché no? Finlandia che non vince in Coppa del Mondo da 9 anni. Però mi domando, in una rivenvolata tra Riber e Erola, chi vince? Probabilmente Riber, quindi Erola deve andare a prendere Riber e poi trovare un modo per avvantaggiarsi. Sì, poi diciamo che con la neve, se continuerà a nevicare, potrà esserci pista più dura e questo dargli una mano. Costa in buona posizione dopo il salto, potrebbe ambire anche un piazzamento nei 20 al termine di questa gara. Beh, oltre ogni aspettativa Costa, non sì. Avrei scommesso per un 13° posto. Costner può ambire alla zona punti, per Pittin la zona punti è distante un minuto e mezzo, si può fare. Il salto tra poco meno di un'ora, sono cominciati in questo momento i salti di allenamento con Eetu Nousiainen, c'è forte vento frontale, giudicare appunto dal primo dato sulla compensazione. Entrare nella zona punti. Di norma gli italiani hanno buoni materiali nella combinata, quindi mi stupirei se Costa facesse fatica per colpa degli sci. L'obiettivo è entrare tra i migliori 10, se poi non ci riesce chiaramente sono mancanze sue, ma lo schema di gara è favorevole come mai. Nei primi 10 in questa stagione non si è mai piazzato, credo che terreno possa essere fertile. Peraltro per Costa sarebbe importante marcare punti per ottenere l'ingresso nelle prime 30 posizioni della classifica generale e quindi essere sicuro di partecipare alla finale di domenica prossima, a cui potranno appunto essere della partita solamente i primi 30 della graduatoria assoluta di Coppa del Mondo. Costa che in stagione con il miglior risultato ha un 12° posto, ottenuto però a Kuusamo, anzi ti direi a Lillehammer, nella gara su 5 km di fine novembre. Ricordiamo che questa competizione segna la fine della carriera di un paio di atleti. Uno è glorioso Magnus Muan, che ha deciso di dire basta a 35 anni, Muan che partirà col pettorale 41. L'altro è il polacco Paweł Słowiak, decisamente più giovane, anni 27. Poi a fine stagione smetterà anche François Bro, però Bro parteciperà alle finali di Shonak. Qui si susseguono le partenze. Diciamo che l'atleta difficile da decifrare è Oftebro, che parte con il 2. Nei momenti di grande condizione nel fondo è competitivo. Onestamente non saprei quale possa essere il suo passo oggi. Se è quello dei giorni migliori, allora è sicuramente un pretendente al podio. Altrimenti rischia di essere risucchiato strada facendo da quelli che recupereranno, in particolare Ouattabé, Riber, vedremo Erola e chi segue. Effettivamente poi questa è una gara che può essere sui generis, d'altronde i giochi ormai sono fatti sotto quasi tutti gli aspetti, quindi non è chiara quale possa essere la motivazione che possono avere tanti atleti. Andiamo a vedere cosa sta succedendo. Qui Oftebro ha rapidamente raggiunto Yamamoto, dietro c'è la Hurt che si trascina dietro Yoshito, Ouattabé e Rerl con Feist, a breve dovrebbe arrivare anche Akito Ouattabé. Beh, Yamamoto al pascolo. Oftebro si è portato in scia senza particolari patemi e fino a Feist rientreranno rapidamente, spendendo anche niente. Per la verità spenderanno poco anche Akito Ouattabé e Riber, che si vedono già sul fondo del teleschermo. Tutto questo di chi può fare il gioco? Beh, di Riber senza dubbio e di Erola, che faticherà meno a riportarsi su quelli davanti. Andiamo a vedere la situazione. Intanto è stato cancellato il salto di allenamento in vista della prova squadre. Ma perché c'era forte vento prima, avevo visto una bandiera che si muoveva in maniera molto pericolosa. Poi ma vedremo se effettivamente la gara si potrà disputare senza problemi. Ma il discorso è che comunque probabilmente sapevano che sarebbero andati per le lunghe, hanno deciso di cancellare, si comincerà il team event, poi vedremo appunto in che condizioni. Qui c'è Muan alla partenza. Beh, insomma, 48 salti, riesci anche a gestirli in meno di un'ora, quando si tratta di salti di allenamento, mandi giù gli atleti ogni 40 secondi, il problema non si pone, evidentemente il vento si è alzato. Intanto davanti sono già in 6, a breve diventeranno 9, è interessante vedere dove si trovi esattamente Erola in questo momento. Sì, diciamo che Akito Ouattabé ha 16 secondi da Yamamoto, quindi ne ha recuperati 28 in 800 metri.
con Rieber che ha subito chiuso il buco e adesso sta facendo fare il lavoro al giapponese. Vediamo qual è il distacco di Erola rispetto a Rieber. Come detto, i secondi di distacco erano 24, Erola adesso ne ha 20, quindi ha recuperato sì, ma non tanto. Rispetto alla testa della gara ha praticamente dimezzato il distacco, e considerando che quel terreno l'ha guadagnato in quanto 800 metri, sì, direi che la partenza è stata notevole da parte di Erola. A sua volta Rieber ha effettuato uno scatto deciso partendo, perché si è riportato su Watabe, che aveva comunque un margine di 8 secondi. No, Erola sta andando forte, ma ripeto, lo schema di gara gli viene anche decisamente bene. Adesso vedremo se davanti cambierà qualcosa e Oftebro si metterà a tirare come pare, anche perché l'occasione per il giovane norvegese è decisamente ghiotta. Sì, Oftebro si è messo al comando delle operazioni, questo, se vogliamo definirlo, sestetto molto scremato, sta per essere raggiunto dal terzetto dietro con Rieber, che adesso dal cambio da Kito Watabe, con loro c'è anche Bjørnstad. Oftebro ha effettuato una mossa intelligente nel momento in cui i quattro dietro si sono avvicinati, si è messo davanti a tirare, facendo spendere qualcosa in più alla Ert, Yoshito Watabe, Rerd e Feist. È verosimile che questa tornata si possa concludere con 9 atleti insieme a guidare la gara ed Erola non troppo distante. Beh, Erola ha già seminato Bro, Costa, Nagai e Kupchak. Erola che è in solitudine, decimo, sempre a 20 secondi dal gruppetto Watabe-Rieber. E quindi Costa non è riuscito a tenere la scia del terreno importante, e quindi quell'inseguimento alla decima posizione diventa più complesso. Passa Costner agli 800 metri, sempre 34esimo, distacco di 39 secondi dalla zona punti. Anche Gerard non è partito fortissimo, Gerard adesso è molto dietro. Bisognerà vedere quale sarà la strategia di Akito Watabe una volta raggiunti quelli davanti, perché non ha particolare interesse ad andare a spasso con un gruppo così numeroso e con Erola che ormai è prossimo a ricongiungimento. Sì, evidentemente Akito ha interesse a stare coperto. Eh no. O ha interesse a scrollarsi di dosso questa gente. Se rimane coperto, di Rieber prende la targa. E di Erola idem. E poi ce ne sono troppi altri, eh. Ma non ha la possibilità in questo momento di mettersi a fare il ritmo. C'è Rieber che gliela sta impedendo. Vabbè, Rieber si è riportato sotto e ha cercato da subito di guadagnare posizioni in questo gruppo. Può darsi anche che Rieber voglia evitare il rientro di Erola. Il rientro facile di Erola, adesso vedremo. Qui si decide sicuramente buona parte della gara. Akito Watabe non ha interesse ad andare a spasso con altri 8 atleti, su questo non ci sono dubbi. Più che altro ha interesse magari a prendere le code di Erola e di Rieber e rimanere coperto e vedere cosa succede, sperare che gli altri spendano di più. Insomma, per la vittoria è dura, ma durissima oggi per Akito Watabe. Vediamo, siamo alla conclusione del primo giro, che non è che sia poi così lento, anche se 7 minuti non sono pochissimi. Beh, diciamo che quelli davanti non hanno tirato a tutta, 6:30 il tempo di percorrenza di quelli più rapidi, vedi il Rieber di turno, anche qualcosa meno per la verità. Vediamo qual è il distacco di Erola adesso dai 9 al comando. Presumo 15 secondi, poco più. 20 facciamo. E quindi comunque non sta recuperando su Rieber. E adesso bisognerà vedere cosa succede, perché Rieber sarà informato della rimonta di Erola, che chiaramente nella seconda parte della gara potrà fare ancora di più la differenza. Qui c'è Costa che viaggia in compagnia di Bro e di Nagai. Si è staccato Kupchak, per meglio dire si sta staccando in questo momento. Però dietro non si vede nessuno. Bernard Gruber partiva comunque distante e peraltro senza grossi punti di riferimento in pista. Sì, perché c'è Weber che comunque non sta facendo chissà che gara, anzi Weber è stato ripreso da quelli dietro. Vediamo chi c'è in questo gruppo, soprattutto chi tira, che il ritmo non mi pare sostenuto. Infatti Weber è stato raggiunto da Gruber, Schmid, arrivato di Yamamoto, Gersgraser, insomma il gruppo in cui il treno è fatto dagli austriaci. Gersgraser è partito anche forte, eh? Gergraser aveva 1,52 di distacco, adesso è passato con 1,02, ho visto bene? Sì, 50 quindi secondi recuperati. Il tandem Gersgraser-Gruber, considerando che c'è anche Risle, potrebbe guadagnare tanto terreno, soprattutto in questo secondo giro. Tanto vediamo davanti che cosa succede. Rieber può anche rimanere
in scia e guardare. Chiaramente così Evola rientrerà senza particolari patemi. In questo tratto in salita Evola viaggia con velocità tripla rispetto agli altri e in 800 metri ha recuperato 20 secondi e quindi adesso si ricongiunge al gruppo di test. Sempre Oefterbro a fare il ritmo. Siamo prossimi al passaggio anche di Kostner e Pittina ai 2,5 km, quindi al primo giro. Vediamo se Rieber scatta in faccia a Evola quando rientra in questo gruppo. Non che ne abbia grande interesse, per la verità. Ah, così dici che vuoi proprio maramaldeggiare. Più che altro lo obblighi a spendere qualcosa, ma così non è. Quindi ricongiungimento facile facile per Evola, che ha impiegato meno di 3 km per riportarsi sulla testa della gara. Peccato che Costa non sia riuscito a tenere il passo di Evola. Chiaro che facile non era. A questo punto Costa rischia di essere risucchiato dal tandem Gerstgraser-Gruber, che si trascinerà anche Fabian Riesle. Kostner è 34esimo, staccato di 40 secondi dalla zona punti, quindi bene o male è rimasto lì. Ecco, vedi, succede quello che era ipotizzabile. Akhidu Watabe si è messo davanti, ha iniziato a tirare e quindi Evola è obbligato a spendere, salta via Yamamotone, ha davanti un altro più lento. Queste sono situazioni che rendono più difficile la vita di chi insegue. Furbo Akhidu Watabe in questo caso, molto furbo. Pittin 42esimo e 2,5 km, la zona punti è distante 1:14. Sì, tra l'altro Rieber è rimasto un po' intruppato. Chiaro che siamo molto presto. Qui Bro si gira, chiede collaborazione. Casca male, perché Costa si gira dall'altra parte. Sì. E Nagai proprio si è quasi rialzato per dire io sto bene così. E quindi Gruber e gli altri austriaci che inseguono da dietro fanno festa, tra virgolette. Sicuramente c'è anche Riesle, poi Geiger dovrebbe essere in questo gruppo. Sì, con Riesle sono insieme. Bro, Costa e Nagai viaggiano a 30 secondi dalla vetta e più o meno dovrebbero avere lo stesso vantaggio su chi insegue, a parte Kupchak che sta venendo riassorbito. E quindi il buon Costa, che partiva con chance di chiudere tra i migliori 10, farà veramente fatica a rimanere nei 15 per come si è messa la gara. Guarda, Gerstgraser, Klapfer e compagnia cantante. Anzi, Gruber ha seminato tutti gli altri. Gruber adesso è a 20 secondi dal terzetto Bro, Costa, Nagai. E ha 10 secondi di margine su Gerstgraser, Klapfer, Riesle, Geiger. In questo gruppo di testa si sta staccando Yamamoto, che fa fatica. Evola ha preso la scia di Oefterbro, ma sta guadagnando posizioni. Rieber resta coperto alle spalle di Reerde. E Yoshito Watabe destinato a staccarsi col pettorale 4. Vedremo quale sarà il livello di Faiz, che in stagione non è mai andato oltre il quinto posto. E peraltro quel quinto posto l'ha ottenuto a Kusamo nella prima gara. Sì, Kusamo appunto con testo un po' particolare. Ma la morale è che per tanti degli atleti davanti questa diventa la gara dell'anno. Poi chiaramente per Rieber non lo è. Akhidu Watabe in stagione non ha ancora vinto, ci prova laddove di gare ne ha vinte tante in carriera. E poi c'è quel discorso sulla Finlandia che giustamente hai fatto in precedenza. La Finlandia deve ancora vincere la prima gara individuale della stagione, ma diciamo degli ultimi 9 anni. Eh sì, ormai sono 9 anni, se ci avviciniamo al decennio di digiuno. E adesso addirittura Björstad che fa il ritmo. Quindi Björstad seguito da Oefterbro Rieber, ci avviciniamo al metà gara. Comunque il numero di Gruber è stato incredibile. È vero che Gerstgraser arrivava da lontano e quindi aveva recuperato su Gruber quasi una ventina di secondi, ma lasciarlo sul posto così come è avvenuto è notevole. Tanto i giapponesi si staccano, a parte Akhidu Watabe. Sì, si stacca Yamamoto direi, e anche Yoshito Watabe. Non è ancora passato Kostner ai 4,1 km, dovrebbe essere prossimo il suo arrivo. Sempre Björstad a dettare l'andatura, bene per Evola che può rifiatare. Sì, sì, perché in questo momento il ritmo non è particolarmente sostenuto, si sta per concludere la seconda tornata. Anche se ti dirò, Evola in questo momento non è in una posizione semplice, perché se Rieber dovesse scattare, lui rischia di perdere terreno. Poi per carità è ancora lunga. Kostner e Pittin viaggiano assieme. Kostner 33esimo, Pittin partito a partenza onde, comunque distante dalla zona punti 1:08. Più che altro è difficile che Rieber possa scattare in questo momento, non avrebbe grande senso nell'economia della gara. Comunque i norvegesi davanti,
Adesso c'è Airola che sta risalendo la china. Beh, anche a Airola un finale affollato non è che convenga più di tanto. No, non è Hirvonen in volata, mettiamola così. E quindi fare un po' di selezione, schermare il gruppo sarebbe d'aiuto. In ogni caso, podio vittoria cambia poco, nel senso che sarebbe un risultato importante per Airola, che qualcosa ha già raccolto in stagione, non dimentichiamolo, però una gara con pochi presenti. Cos'era, Klingenthal? Era Klingenthal, sì, un podio. Intanto qui c'è il terzetto che è sempre trainato da Bro. Anzi, adesso c'è Costa, fa il ritmo con Nagai che sta perdendo un po' di terreno. Ho visto un po' in coda il gruppo di testa Kito Watabe. E Gruber è sempre... no, altro che sempre. Gruber sta recuperando in maniera impressionante. Sì, con questo passo rientra, però anche dietro stanno andando forte. Avranno una decina di secondi di distacco rispetto a Gruber, perciò poco più di 20 dal gruppo di Costa a metà gara. C'è spazio per entrare per questi atleti. Chi tira? Klaffer, Gersgraser, gli austriaci. C'è anche Fritz. È davvero gran gara di Gruber, però... Hirvonen è entrato su questo gruppo. Sì. Anche Krog dovrebbe essere prossimo. Si è agganciato Krog. Krog partiva con un ritardo di... 2.25, quindi ha recuperato 1.25 sulla vetta. Sì, anche Hirvonen 2.02. Però finlandese non pare brillante come qualche settimana fa. Adesso Airola in questo tratto in salita all'uscita dello stadio sta oggettivamente menando per scremare questo gruppo. River ha capito che Airola è locomotiva giusta, si è messo dietro. Poi c'è Rerd, è rimasto un po' intruppato a Kito Watabe. Sì, era già in difficoltà prima, adesso è sulle code di Feist. È in sesta posizione a Kito Watabe, fa fatica la Hurt. No, più che altro è rimasto nel traffico, più che in difficoltà, e adesso deve scavalcare atleti che sono più lenti. Feist... e ti direi Bjørnstad che è in quarta posizione. Rerd ultimamente ha dato segnali di crescita nel fondo, e vedremo se si confermerà anche qui. Diciamo che Rerd è abituato a stare a ruota e ci ha costruito dei risultati importanti. Intanto qui c'è Yamamoto che sta venendo riassorbito da Bro, Nagai e Costa, con Gruber minaccioso dietro. E a Costa tutto sommato non è venuta male la gara, perché il ritmo di Bro è costante, quindi quanto di meglio Costa possa chiedere. Quindi Airola, River, Rerl, Feist, Watabe, sempre in quest'ordine. Fanno un po' più fatica i norvegesi meno quotati del gruppo. Sì. Si è staccato la Hurt ed era prevedibile, adesso si staccherà anche Yoshito Watabe. Vediamo per quanto terrà Oftebro. Eh sì, però per adesso è lì. Ricordiamo che un 2001 il piazzamento nei 10 in stagione l'ha già raccolto Lampard, seppur in un contesto. Sì, anche qui c'è qualche assenza, ma non così tanto. Però è effettivamente una gara di livello superiore. Adesso sono curioso di vedere qual è il distacco di Gruber. E direi che Airola sta andando più forte di Gruber. Gruber sta per rientrare su Costa. Sì, però ha perso terreno rispetto alla vetta, quindi davvero Airola ha alzato il ritmo. Infatti River resta con lui e a Kito Watabe deve essere sveglio nel capire che deve saltare via gli altri, perché rischiano di fare il buco. Ma non so, i giapponesi hanno materiali alla testa. E in discesa più volte ho visto a Kito Watabe perdere qualcosa, lo capiamo anche da qua. Infatti adesso c'è stato un cambio al vertice, River dovrebbe essere passato al comando. I giapponesi hanno materiali non eccezionali, perché a Kito Watabe è stato volato via da Bjørnstad in questa discesa. E non solo, anche Oftebro cerca spazio, non lo trova, però era più veloce. Ma sarebbe interessante capire i materiali di Feist, perché vedere Feist ritornare su questi è quasi sorprendente. Sì, beh, Feist non si è mai staccato, era lì che in qualche modo nel tratto duro rimaneva in scia, ma tutto sommato. Qui c'è una fase, se vogliamo, interlocutoria, sta ritornando sotto anche la Hurt. Tutti, sono rientrati tutti, però attenzione, perché se si rialzano così da dietro possono avvicinarsi. Cosa aveva di distacco Costa con i compagni d'avventura? 30 secondi. Allora non se ne parla. Sì, hanno recuperato qualcosina, però poca roba. Però attenzione, adesso c'è proprio un momento di surplus, Airola e River se la ridono con Rerl in mezzo. Ormai sta diventando la moda della combinata nordica ridersela in cima alle salite, come è accaduto nella prova squadre dei mondiali, quando Rerl ha cercato di scattare in faccia a Groba.
Adesso Irola torna davanti. Watabe è sempre lì, però fatica a risalire anche la china. E più che altro perde posizioni nei tratti in discesa. E quindi deve sempre spendere per riportarsi in una posizione accettabile in questo gruppo. Occhio che Irola ha tirato una mezza sgasata. Però siamo nel tratto che porta alla discesa. Se vuole attaccare, attacca prima della curva che porta allo stadio, dove c'è un dentino che spesso è stato decisivo nelle gare che si sono concluse nello stadio di Holmenkollen. Sì, questo... qui, esattamente in questo punto. Sì, non solo combinata nordica, tanti sport differenti. Attenzione ai contatti, Feist è un po' intruppato contro le transenne. Sì, ma nulla di particolare. Sai, in questo momento il passo non è particolarmente sostenuto, anche Yoshito Watabe, Maxilla Erta riescono a rimanere in scia. Si deciderà tutto nella salita subito all'inizio, subito fuori dallo stadio. Pittin sta andando veramente forte, ha staccato anche i compagni di avventura, però causa partenza onde è ancora distante 45 secondi dalla zona punti. Kostner invece è lontano 46 secondi dalla zona punti. Oggi la posizione di partenza era abbastanza complessa per gli italiani che non si chiamano Costa. Sì, Costa che appunto sta per essere ripreso da Gruber e verosimilmente sarà raggiunto a questo passaggio. Quindi andiamo a vedere, si inizia l'ultimo giro. Erola, Riverer, Feist. Questi primi quattro, però per adesso un gruppo di 9 che rimane lì. Ma Gruber non è rientrato su Costa, su Bro e su Nagai. Ma sì, eccolo, è rientrato, qua, non c'è più Nagai. Non c'è più Nagai, si sono dati il cambio. Sì, Nagai si è staccato, vediamo dove sono gli altri, Graser e compagnia. Sono molto staccati. Beh, per Costa non si è messa malissimo. Comunque questo terzetto è andato forte in questo tratto, comunque quelli davanti si sono proprio rialzati, hanno recuperato 10 secondi. Però comunque vuol dire che se un Laert, un Yoshito Watabe entrano in crisi profonda nell'ultimo giro, c'è possibilità di andarle a riprendere. Adesso c'è Gerard dietro che sta tirando. Però il distacco è importante rispetto a quelli davanti. Siamo nell'ordine dei 30 secondi, sono difficili da recuperare 30 secondi. Sì, questi atleti si giocheranno verosimilmente il 14° posto. Sì, non particolarmente brillanti i tedeschi. Riesle e Geiger sono lontani dalla condizione migliore. Poi, cosa conta per i tedeschi questa gara? Riesle comunque una buona posizione nella generale. Sì, può giocarsi il podio, quello è vero. E quindi oggi poteva raccogliere qualcosa in più. Adesso Riber dà una sgasata in questo tratto in salita. Ero la risponda senza particolari patemi. Anche tu Watabe un po' intruppato in questo momento e se ne vanno in due come era prevedibile. Akito Watabe fatica sempre a rispondere a questo tipo di attacchi, poi con il suo passo lentamente può riavvicinarsi, però ha perso il treno per la vittoria. Probabilmente fatica anche Rerl. È un Feist che si sta difendendo molto bene, però vedi, senza grossi patemi si sbarazza degli altri, si porta in terza posizione. La domanda è sempre la stessa: perché ti trovi settimo quando gli altri attaccano? A maggior ragione considerando che hai sempre difficoltà a rispondere all'attacco secco. Sì, diciamo che avrebbe dovuto avere già imparato sotto certi aspetti. Poi è chiaro che dal divano è sempre facile, però le caratteristiche degli atleti alla fine si conoscono. Infatti si trascina Feist, gli altri vengono staccati. Erola se ne va con Riber, hanno guadagnato quasi 5 secondi, anzi di più di 5 secondi su Akito Watabe. Adesso vediamo se nel tratto in discesa può rientrare, ma è difficile perché non ha dato l'impressione di avere grandi materiali il nippone. Quindi Oftebro tra l'altro sta rispondendo, si sta difendendo bene, perché Rerl è saltato per aria. Oftebro invece ha risposto. Sì, ci sono due tandem. Erola Riber per la vittoria, Akito Watabe Feist per il terzo posto. Poi volendo potrebbero anche essere, diventare tre questi tandem, perché se Oftebro e Bjørnstad restano assieme, Yoshito Watabe e Laert sono proprio saltati per aria. Ecco qui, l'avete visto anche dietro, che c'erano Oftebro e Bjørnstad con Rerla al gancio, nel gruppetto che si gioca le posizioni dalla quinta alla settima. Feist sembra più brillante rispetto ad altre occasioni. Mentre
Non so se ci sono... No, no, Costa è in difficoltà, ha perso 15 secondi da Bro. Ma come spesso avviene, lui patisce tra i 7 e i 9 chilometri. Per poi riprendersi in quello finale. Mancano 900 metri al traguardo, siamo quindi nell'ultimo chilometro di questa gara. Ecco, Ribera è uno degli atleti più competitivi di questa disciplina in volata. Erola non è propriamente fermo, vedremo quale sarà lo sviluppo della volata finale, anche perché qui non è obbligatorio entrare nell'ultimo rettilineo davanti, c'è comunque spazio per recuperare. Dietro c'è Feist che sta provando ad attaccare all'esterno Kitowatabe, Erola invece prova a staccare Riber. Secondo me Feist prova a tenere il passo di Kitowatabe in questo tratto in salita, facile non sarà. Se resiste poi provare a giocarsi il podio. Per Feist i podi sono cosa rara. Eh sì, ne ha raccolti pochi nella sua carriera. In stagione siamo a zero, abbiamo detto mai meglio di quinto. Quindi comunque dovrebbe essere la miglior gara della stagione per Feist. Qui c'è la sfida per la vittoria che, come prevedibile, riguarda Erola e Riber. Ed è significativa per motivi diversi per entrambi. Vediamo, Riber ci tiene a vincere proprio a casa sua, laddove ha conquistato il primo successo della carriera e poi... va alla caccia del record di vittorie stagionali in Coppa del Mondo e in assoluto. Per la Coppa del Mondo ne mancherebbe comunque una vincente. Sì, diciamo che sarebbe un mattoncino verso la stagione più vincente di sempre per un combinatista. Esatto, però si gioca tutto poi a Schöna. Esatto, poi casomai spiegheremo bene. Diciamo che vincere qui sarebbe importante. Ma, guardandoli così, Riber sembra in assoluto controllo. Però... sì, è alle prese con quello che forse in questo momento è il fondista numero uno nella combinata nordica. Erola rimane sempre davanti, prova a staccare Riber, che però risponde bene. Dietro, attenzione, perché qualcuno è rientrato su. Ed è un norvegese. Potrebbe essere Oftebro. Potrebbe essere Oftebro, col pettorale numero 2. Poi andremo a vedere. A meno che non fosse Rerl, sai? Addirittura, vediamo. Ma intanto concentriamoci sulla lotta per la vittoria. Con Erola e Riber, e dietro no, è... no, norvegese. Sai che? Potrebbe essere Oftebro. Sì, si è staccato a Kitowatabe. Se fosse Oftebro sarebbe un podio significativo, Primo podio di un ragazzo nato nel nuovo millennio. Erola in bocca, rettilineo finale in testa. Vediamo se Riber riesce a batterlo in volata. Sì, è un altro passo Riber, non c'è niente da fare. Erola, peraltro, non l'ha affrontata al meglio questa volata... ha faticato nel partire a tutta, ha perso un paio di passi e Riber l'ha vinta facile. Secondo me Oftebro il terzo, vediamo. Bjørnstad! Ah, peccato, avrei preferito Oftebro. Beh, gran finale di Bjørnstad, davvero. Quarto Feist, miglior risultato della stagione. Quinto Kitowatabe, che macina punti nella corsa alla posizione d'onore nella classifica generale. Oftebro sesto, completa il trionfo della Norvegia, che ne piazza tre nei primi sei, di cui uno classe 2000. Settimo arriva la Hurt, che si è difeso bene nel finale. Poi c'è un austriaco che potrebbe essere Rerl. Rerl e poi Gruber. No, Gruber un po' più indietro. Sì, questo è Yoshito Watabe, che ha retto, Bro, gara regolare. Undicesimo Gruber. Quindi Costa, se arriva dodicesimo, è uguale al miglior risultato della stagione. Eh sì, Costa che poteva farcela. Aveva 14 secondi di vantaggio su Gerard. Qui rivediamo volata, che poi è stato un no contest. Facile, facile. Quindi Riber va a 11 vittorie in Coppa del Mondo in stagione, 12 considerando i mondiali. Qui c'è la volata per la 12ª piazza. Quindi Costa è stato risucchiato dal gruppo guidato da Hirvonen in volata, è stato probabilmente sopravanzato da altri atleti. Sì, vedi Krog. No, Krog forse ci ha perso la volata con Costa. Comunque Costa piazzamento tra la 13ª e la 15ª posizione. Arriva Gerard, 17esimo, Nagai Fritz. Aspettiamo l'arrivo anche degli altri. Diciamo che c'è una piccola soddisfazione per la Norvegia dopo la delusione arrivata nella 50 km di sci di fondo. E che delusione. Uno smacco, se vogliamo. Beh, insomma, non è abituale vedere quattro russi nelle prime quattro posizioni nel tempio di Holmenkollen. Pittin è 23esimo, ma attenzione, perché causa partenza onde qualche posizione la perderà, non tante in ogni caso, 1-2. Sì, sta scivolando indietro, potrebbe comunque essere in zona punti. Chiude 26esimo. Sì, 26esimo, vediamo l'arrivo di Kosner, che non dovrebbe essere poi così lontano. Comunque, festeggia Riber perché vince, festeggia Erola perché ottiene
il miglior risultato della carriera in Coppa del Mondo, e Bjørnstad archivia il secondo podio della stagione con un grandissimo finale. E Wattabé marca 45 punti che lo avvicinano sempre di più all'ottava stagione consecutiva sul podio della classifica generale di Coppa del Mondo. Beh, oggi guadagna su Rerd, guadagna su Geiger, Grobak non c'è, guadagna su Risde. Sì, effettivamente si è messa bene per Akito Wattabé. Problema che di quelle coppe del mondo ne ha vinta una. Eh sì. Una volta primo, tre volte terzo, tre volte secondo, con quest'anno che sembra indirizzato verso un altro secondo posto. Kortner alla fine ha concluso 33esimo. Fine in grotta B per il terzo posto, però. Guarda, ha sfruttato materiali migliori nel tratto in discesa e lì ha preso l'abbrivio per andare a raggiungere Akito Wattabé e batterlo negli ultimi 500 metri. Poi nel mezzo è arrivato anche Feist, che ha ottenuto il miglior risultato della stagione. Miglior tempo sugli sci potrebbe anche essere di Pittin, sai? Beh, considerando che partiva da lontanissimo, Irvonen partiva con 2-0-2-2-0-3 dalla testa. Sì, di squadre, compresi gli italiani, e qui c'è la passerella finale per un atleta che ha conquistato tante vittorie in Coppa del Mondo, ma è sempre mancato il grande trionfo a livello individuale. Quindi Olimpiadi, Mondiali, Generali di Coppa del Mondo non fa differenza, lì non ha mai vinto. Sì. 25 vittorie di Coppa del Mondo, nessuna medaglia d'oro tra Olimpiadi Mondiali e mai la sfera di cristallo. Caso unico nella storia di tutti gli sport invernali. Sì, è una sorta di record e viene festeggiato da tutti i compagni di squadra. Quando tu vai in chatplass qui oggi? Nei, io provo a lavorare vidare e fare il lavoro dopo sommeren e spero di slare enda sterkere tilbake neste winter, so sats på å få noen muligheter der. Vi gleder oss, takk skal du ha. Ja, en ung lovende fyr. Slik gikk det altså. Jarl Magnus Riiber vinner foran Ilkka Eerela, som er på pallen for fjerde gang. Og så Espen Bjørnstad på pallen for andre gang. Vi hadde Oftebro da på en fin sjetteplass. Så ble det flere nordmenn nedover kroget til 15. Espen Andersen 22, Einar Lures Oftebro 24, Harald Jonas Riiber 29. Og Magnus Moan da, nummer 42, setter punkt.